Buongiorno Giovanni, e ho il piacere di farti entrare nel mio allevamento, allevamento di suini neri del Rosa, uno suino nero piemontese, allevati, come puoi ben vedere, allo stato semibrado. A seguito di una selezione fatta con l'Università di Torino, la Facoltà di Agraria, siamo riusciti a, diciamo così, attraverso degli incroci di razze italiane, arrivare a una selezione di animali che sono stati riconosciuti nel 2020 come razza nero di Piemonte o nero piemontese. Sono animali che per crescere, come ben puoi vedere, hanno bisogno di ampi spazi, hanno bisogno della libertà, hanno bisogno di stare a contatto tra di loro. Infatti, nei box che tu puoi vedere, che poi si aprono su un territorio che ricopre le 4 ettari e mezzo, sono divisi per famiglie. Abbiamo le scrofe con i piccoli. Piccolini, diciamo, abbiamo i vari, come puoi vedere a destra, abbiamo anche in questo caso la scrofa con i piccoli, che piccoli non sono più di tanto, però sono ancora i suoi cuccioli, e le altre famiglie dove non ci sono i piccoli sono comunque divisi per fratelli. È un suino particolare. Perché oltre al fatto che deve avere ampi spazi per poter vivere, poter crescere, ha una crescita molto lenta. Infatti, diciamo che riesco ad arrivare con un'alimentazione completamente naturale a pesi di 200 kg più o meno dopo 15-18 mesi. Quindi parliamo di 200 kg peso vivo. Ovviamente rispetto a un suino che vive in allevamento, quindi allevato in modo intensivo e quindi dove non ha spazio per poter muoversi, questi accrescimenti sono molto più rapidi, sono molto più intensi e di conseguenza abbiamo degli animali, dei suini che possono arrivare tranquillamente a 250-290 kg in un tempo decisamente più breve, che parliamo di 10-12 mesi. Questo maiale, ovviamente, come ben puoi vedere, in azienda ci sono alberi di noci, mele, e ci sono delle querce, quindi delle ghiande. Loro mangiano quello che trovano in natura, comprese anche delle radici. Ma l'alimentazione viene integrata con una ricetta particolare costituita da farine di orzo, mais, frumento, soia, che serve per dare un supporto all'alimentazione dei maiali, perché nella zona in cui ci troviamo, ai piedi del Monte Rosa, ovviamente non riusciamo a produrre noi quello che mangiano gli animali. Di conseguenza è stata studiata questa ricetta appositamente per loro di materie prime completamente biologiche che loro possono alimentarsi con questo.